Oltre 200 uomini della Direzione Investigativa Antimafia, supportati dalle forze di polizie territoriali, sono stati impegnati sin dalle prime ore del mattino in un'operazione tra Campania, Lazio e Sicilia per l'esecuzione di 20 arresti, perquisizioni e un sequestro del valore di 100 milioni di euro. Il centro operativo DIA di Roma, coadiuvato dalle articolazioni della DIA di Napoli, Salerno, Palermo, Caltanissetta, Catania e Bologna, ha infatti eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della locale di DIA nei confronti di 20 persone ritenute responsabili dei reati di associazione mafiosa, illecita concorrenza con minaccia o violenza, estorsione ed altro. Dall'operazione, che prende spunto dalle precedenti Sud Pontino e Stor già condotte dalla DIA, è emersa la gestione monopolistica operata dai clan Casalesi e Mallardo con quelli appartenenti a Cosa Nostra Catanese negli approvvigionamenti di prodotti ortofrutticoli e nell'imposizione dei connessi servizi di trasporto da e per i maggiori mercati del centro e del sud Italia. Diverse le perquisizioni e un decreto di sequestro preventivo riguardante compendi aziendali di 10 società di trasporto per un valore di circa 100 milioni di euro. Ma ascoltiamo il procuratore aggiunto della Procura della Repubblica di Napoli, Giuseppe Borrelli. Vi è una capacità da parte delle organizzazioni camorristiche del Giulianese, in questo caso, di controllare il trasporto da e verso la Sicilia, che a nostro parere, poiché si fonda ovviamente sull'intimidazione, non può prescindere dalla permanenza dei collegamenti, ripeto, già accertati nel 2010, con le organizzazioni mafiose locali. Ovviamente questa parte riteniamo possa essere poi oggetto di ulteriori approfondimenti. Il business dei trasporti da e per il mercato ortofrutticolo di Giuliano, secondo quanto emerge dalle indagini, era passato nel corso degli anni dal controllo del clan dei Casalesi a quello dei Mallardo, clan egemone nel giulianese legato ad altre famiglie malavitose anche per intrecci di parentela della città di Napoli. E sono migliaia le tonnellate di frutta di stagione che ogni giorno, dall'inizio di maggio fino a metà settembre, sono trasferite presso altre strutture commerciali, sia italiane che all'estero. Ma ascoltiamo Giuseppe Linares, capo della Direzione Investigativa Antimafia di Napoli. In modo impercettibile, sostanzialmente, i prezzi al minuto venivano, al dettaglio venivano aumentati anche al 15%, perché tutto il movimento del trasporto su ruota a livello quasi nazionale era gonfiato per una fetta che era devoluta al clan Mallardo, quasi come se, come è stato sottolineato in conferenza stampa, i Mallardo fossero titolari di un'agenzia mafiosa che determinava il prezzo della tratta, nella convinzione che la tratta fosse di proprietà del clan medesimo.